Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dal Palazzo dello Sport di Treviso. Il primo tempo del confronto fra la Benetton di Treviso e la Scavolini Pesaro e la seconda partita della finale Scudetto 1991-92. Il punteggio al 12esimo del, scusate, a 12 minuti dalla fine del primo tempo dice 16-5 per la formazione di casa, dunque 5 punti di margine. Ricordiamo che nel primo confronto a Pesaro aveva vinto la Scavolini 99-88. Scavolini in attacco e al tiro in questo momento con Walter, magnifico, il numero 6 in maglia biancorossa, mentre ora è la Benetton avanti con Vinni Del Negro, completa il quintetto di Treviso con Vinni Del Negro, Toni Kukoc, Jacopini, Rusconi e Marco Mian. C'è il fallo fischiato a Dario Costa dall'arbitro Pasetto, che dirige la gara assieme a Duranti. Vogliamo ricordare la prima novità rispetto al confronto di Pesaro, inserito nel quintetto di partenza della Benetton Massimo Jacopini. Massimo Jacopini al posto di Vianini, ma in realtà il cambio è diverso. C'è Toni Kukoc che gioca come secondo lungo della squadra, mentre Jacopini è andato a marcare Darren Day, e questa è una novità importante soprattutto perché nel primo confronto Treviso aveva perso con problemi di falli per i suoi lunghi, e questo dunque cambiamento significativo deciso da Pero Scansi, e lo commentiamo con Sergio Scariolo, con il quale commenteremo tutta la partita ovviamente assieme a Franco Lauro. Sì, l'idea di Scansi è davvero geniale, perché produce, ha prodotto due effetti fino adesso. Una, quella di costringere Dei a marcare Jacopini, e Jacopini è stato il protagonista di questo inizio di partita. Due, di costringere Magnifico a marcare Kukoc, e Kukoc ha creato diversi scompigli nella difesa pesarese. Adesso tutto è cambiato però, perché è entrato Vianini per Mian, e quindi il quintetto trevigiano è di nuovo equilibrato. C'è di nuovo Vianini contro Magnifico, Magnifico che aveva avuto sicuramente molto spazio contro Kukoc, adesso ne potrà avere probabilmente un po' di meno contro Vianini. C'è stata una partenza brillantissima di Massimo Jacopini, autore di 12 punti fino ad ora con 5 su 6 di percentuale al tiro, 12 sui 18 della Benetton contro 15 della Scavolini Pesaro. Massimo Jacopini, ricordiamo, aveva giocato bene anche il primo confronto, ma era stato limitato moltissimo dai falli, e terzo fallo e tecnico in particolare in un momento molto importante della partita. Jacopini sicuramente sta dimostrando la sua importanza per l'economia di gioco della Benetton in questo inizio di partita. 10 minuti, 56 secondi da giocare, Benetton Treviso 18, Scavolini Pesaro 15. Arnaldo Taurisano qui in tribuna stampa che prende appunti. Che appunti sta prendendo? Prima della partita ne ho preso uno. Auguro alla Scavolini il 2-0, ma alla pallacanestro italiana l'1-1, perché il playoff deve continuare, se no sarebbe già finito. E nelle primissime battute, cosa già sicuramente messa in evidenza dai telecronisti, è interessantissimo l'esordio di Kukoc numero 4, che ha tenuto, che ha costretto Magnifico lontano e non può tenerlo nella penetrazione. Questa difesa di Treviso che recupera palla con Del Negro ne è un'ulteriore dimostrazione. Dopo l'ingresso di Vianini, Scansi ha alzato il quintetto ai livelli standard. Sì, però ha riportato praticamente la partita sui binari standard, anche molto più interessanti le prime fasi. Torniamo in cronaca diretta, 10 primi 30 secondi da giocare, 5 punti di vantaggio per la formazione trevigiana. A proposito di quello che diceva prima Taurisano, certamente non saranno d'accordo a Pesaro, c'è tutta la città davanti al televisore, ma il playoff è questo, la finale è questa. Vediamo Vinni Del Negro, ha molto spazio per andare al tiro e lo sbaglia, recupera palla però Ciccio Vianini in campo con il numero 12 per la Benetton di Treviso. 20-15 il punteggio, ancora pescato molto bene da Toni Kukoc, Stefano Rusconi. La Benetton va più 7, 22-15, vedete inquadrato Pero Scansi, l'allenatore della formazione di Treviso, mentre Alberto Bucci cambia Grattoni e mette nuovamente sul terreno di gioco Andrea Gracis. 22-15, 10 minuti giocati. Grattoni era entrato al posto di Gracis all'inizio, dopo che Gracis ha sbagliato un paio di tiri, però neanche lui è stato evidentemente troppo incisivo. Adesso entrerà Sandro Boni, che nella gara 1 era stato probabilmente il protagonista finale della partita. Sbaglia Gracis,
C'è ancora un rimbalzo di Vianini che sta dando un buon contributo sotto i tabelloni in questi pochi minuti finora in campo. Kukoč pesca benissimo nuovamente Vianini, protagonista in queste fasi dell'incontro. Vianini, ma anche un Kukoč che ha un'eccezionale visione di gioco, come d'altronde sua caratteristica. Un Kukoč che avevamo visto brillante a Pesaro nel primo tempo, un po' spento nel corso della ripresa, ma sicuramente un Kukoč che almeno in queste battute iniziali si è liberato dell'incubo di dover contenere Darren Day e dunque probabilmente può dare di più anche in attacco. Sì, ha fatto due falli su Magnifico quasi all'inizio e poi ha trovato molto più spazio. Workman conferma di essere in formissima in questi playoff. La seconda guardia, appunto, grazie Segrattoni, fino adesso non ha dato tantissimo alla Scavolini. E vediamo l'attacco della Benetton, 24 a 18 il punteggio. Ciccio Vianini è sempre lì appostato sotto canestro al momento giusto a ricevere l'assist dei compagni. La Benetton va a più 8, il massimo margine di vantaggio di Treviso non solo oggi ma anche se andiamo a vedere la partita di andata, il primo dei 5 confronti a Pesaro, 26 a 18, 8 e 40 da giocare nel corso del primo tempo, il time out. Proviamo a parlare delle scelte difensive della formazione trevigiana. Questa difesa uomo strenuamente portata avanti da Scanzi, ci sono stati illustri colleghi del coach di Treviso che hanno suggerito, quali Valerio Bianchini, Dan Peterson, qualche novità per scompaginare i piani di Bucci. Ecco, Taurisano, che cosa ne pensi? Ma prima di tutto le cose vanno preparate e ci vuole tempo. Nei playoff non si ha neanche tempo per allenarsi, immaginarsi. Comunque Scanzi ha la zona nella sua faretra, l'ha giocata durante il campionato, ha fatto la 3-2, ha fatto la 2-3, non con grande successo, potrebbe anche giocarla come carta a sorpresa. Ecco, non con grande successo perché gli uomini non mal si sono adattati a questi tipi di soluzione. No, semplicemente perché ha uomini più adatti a delle responsabilità individuali e lui lo sa, è il suo mestiere. Benissimo, torniamo in cronaca diretta, la partita è quanto mai avvincente, il pubblico è assiepato in ogni angolo del Palasport, non c'è lo spazio neanche per uno spillo, in attacco la Scavolini. È entrato Sandro Boni ed è proprio lui che gioca palla in questa circostanza, la palla recuperata però da Workman che va a realizzare. Haywood Workman, autore di 8 punti, 2 su 2 al tiro dalla linea dei 6 metri e 25, miglior marcatore della Scavolini assieme a Walter Magnifico. Per la Benetton abbiamo detto 12 punti di Massimo Jacopini, ora c'è un tiraccio di Stefano Rusconi e la possibilità per Pesaro di ripartire in attacco con 6 punti da recuperare a 8 minuti dal termine. Darren Day non inventa ma recupera palla Walter Magnifico che va a segno. Per Magnifico sono 10 punti, 5 su 7 al tiro, ma dobbiamo notare che la Benetton ha il 60% al tiro da 2 e la Scavolini appena il 40%. Magnifico ha avuto un grande inizio di partita, adesso per la Benetton il problema è che Jacopini e Kukoč hanno entrambi due falli e devono marcare Day e Workman nelle scelte difensive di Scanzi. E il terzo fallo di uno di questi due giocatori che sono stati fino adesso determinanti potrebbe essere un problema per la Benetton. La rimessa in zona d'attacco per la formazione di Treviso, vedete inquadrato l'arbitro durante l'intervento di Andrea Gracis su Massimo Jacopini. E c'è il cambio ancora nella Benetton, va in panchina Stefano Rusconi, entra al suo posto Nino Pellacani. Ricordiamo che Pero Scanzi deve fare a meno anche oggi di Pietro Generali, un lungo di esperienza il cui contributo già nella prima partita avrebbe potuto essere importante nei momenti finali quando la squadra di Treviso aveva molti lunghi caricati di falle. Intanto Bucci prepara un'arma tattica importante, l'ingresso di Zampolini e Scanzi risponde con l'ingresso di Mian per Del Negro. Dalla parte opposta esce Magnifico, una variante questa interessante. Zampolini e Mian in campo, Taurisano. Ma costringerà ad allargarsi ulteriormente alla difesa della Benetton. Direi che è una grande mossa, Bucci comunque sa fare queste cose. Non è buono il canestro di Massimo Jacopini, c'è stato un intervento arbitrale in precedenza, la rimessa assegnata alla Scavolini con Andrea Gracis che va a cercare Darren Day, c'è Pellacani su Zampolini, c'è Kukoč su Gracis in questa circostanza, va a cercare ancora Sandro Boni a canestro,
Boni realizza i suoi primi due punti, 26 Benetton Treviso, 24 Scavolini Pesaro. Dunque Scavolini che ha recuperato da meno 8 a meno 2 a 6 minuti e 49 secondi dalla conclusione. Jacopini da 3 fuori, rimbalzo di Marco Mian, un ragazzo che si sta dimostrando molto utile, molto interessante anche nei momenti più difficili della stagione. Sicuramente questo è stato un anno di grande crescita per Mian. Scariolo. Sì, senz'altro. Adesso c'è un fallo di Boni, sia Boni che Costi, 200 da Scavolino, due falli anch'essi. Mian è un giocatore tra quelli della sua classe di età di maggior interesse e negli ultimi due anni ha giocato anche tantissimo, quindi ha avuto tantissimo spazio per dimostrarlo. Scansi ha un grande coraggio nel farlo giocare, questo va sottolineato. Le pesca benissimo Jacopini, proprio Marco Mian che va a realizzare 2 su 2 il tiro per lui, 4 punti. Benetton Treviso 28, Scavolini Pesaro 24. In attacco la formazione di Alberto Bucci con Workman, c'è l'intervento arbitrale, il fallo in attacco di Domenico Zampolini ed è il primo fallo per lui. Vedete Alberto Bucci che si lamenta un po' con gli arbitri, c'è un cambio chiamato dalla panchina di Pesaro, esce Darren Day ed entra Giovanni Grattoni. Ed in effetti Darren Day oggi non è stato certo il giocatore che abbiamo visto a Pesaro nella prima partita, 2 punti, 1 su 5 il tiro. Cominciamo a pensare quasi che Darren Day senta meglio, respiri meglio l'aria di Pesaro piuttosto che quella delle trasferte. Aveva giocato male anche a Bologna in semifinale. Se Darren Day giocasse sempre come ha giocato a Pesaro 3 giorni fa, sarebbe nel quintetto base di una squadra dell'NBA e non avremmo avuto la fortuna, io di allenarlo, tu e tutti gli sportivi italiani di vederlo. Ma comunque Sergio, visto che tu l'hai allenato, esiste questa sindrome da trasferta di un americano, sembra incredibile. No, Day poi un giocatore, ha fatto grandissime partite fuori casa, probabilmente non sempre continuo al massimo del livello, questo sì, però ci sono state partite, io ricordo l'anno in cui vincemmo lo scudetto, lui giocò benissimo le partite fuori casa, anche quest'anno ne ha giocate, quindi non credo che sia questo il suo problema. Toni Kukoč realizza anche il secondo tiro libero a disposizione, 6 punti per lui. La Benetton si riporta a più 6, ci prova Gracis dalla linea dei 6 metri e 25, 3 su 3 per la Scavolini dalla lunga distanza. Canestro importante per Andrea Gracis, grandissimo giocatore, ragazzo fantastico che probabilmente prenderà coraggio da questo canestro che ha messo a segno dopo una serie di diversi errori consecutivi. Vediamo l'attacco della Benetton con Pellacani per Massimo Jacopini, una deviazione di Grattoni, riparte la Scavolini ma recupera molto bene la difesa di Treviso, però Giovanni Grattoni trova un canestro dall'angolo dalla linea dei 6-25 ed è parità 30-30, è praticamente la prima occasione in tutta la partita in cui Pesaro riesce ad agganciare la Benetton di Treviso. È un po' l'andamento della prima partita in cui Treviso fu in vantaggio quasi tutto il primo tempo e la Scavolini riuscì a recuperare qualcosa nel finale dei primi 20 minuti. Questo è un momento importante qui col terzo fallo di Kukoč che è marcato da Workman, è andato a mettersi vicino a canestro per sfruttare il vantaggio di statura. Gli arbitri stanno fischiando piuttosto con, diciamo, una certa severità queste azioni e col terzo fallo di Kukoč le cose sicuramente non cambiano in meglio per la Benetton. Adesso è rientrato anche Rusconi oltre a Vini del Negro. Vediamo l'attacco della Scavolini che ha per la prima volta la possibilità di passare in vantaggio con questo attacco. Andrea Gracis scarica per Sandro Boni, c'è un intervento arbitrale ed è il fallo di Toni Kukoč, questo è il terzo fallo di Kukoč, c'è stato qui un equivoco sul tabellone, siamo ora al terzo fallo, sono cose che succedono, non c'è niente di straordinario. È il terzo fallo di Toni Kukoč, questo vale adesso tutto il discorso che Sergio Scariolo ci ha fatto 30 secondi fa, per cui non lo rifacciamo. Kukoč se ne va in panchina e Andrea Gracis va in lunetta, furibondo Toni Kukoč che ha 3 falli a carico. E ovviamente per la Benetton è un problema la sua assenza dal terreno di gioco. Kukoč ha giocato 15 minuti di grande qualità servendo anche 3 assist. Massimo Jacopini a tiro, lo sbaglia, aveva iniziato benissimo Jacopini senza sbagliare nulla,
ora qualche errore è toccato anche a lui. L'attacco della Scavolini con Zampolini da tre punti, incredibile il contributo che sta venendo in entrambe le partite per la Scavolini, dai cambi, da Grattoni, da Zampolini con i canestri dalla lunga distanza. Senz'altro, la Benetton ha lasciato tre volte consecutivamente libera liberi i tiratori della Scavolini, ha pagato tutte e tre le volte con Gracis, Grattoni e Zampolini, e probabilmente il fatto che la Benetton stia giocando con due lunghi, cioè con Bianini e Rusconi, fa sì che comunque sempre un giocatore degli esterni Scavolini, la Scavolini gioca invece con quattro esterni, cioè con Zampolini a secondo lungo, rimanga libero. E questo è sicuramente un aspetto tattico da non trascurare, perché la differenza fino adesso l'hanno fatta, il break di 9-0 è stato prodotto da tre tiri da tre punti consecutivi. Ed è un 5 su 5 dalla linea dei 6 metri e 25 per la formazione di Alberto Bucci, che vedete inquadrato in questo momento, mentre Massimo Jacopini va al secondo tiro libero a realizzare, 14 punti per lui, grande partita finora per Jacopini. Benetton 32, Scavolini Pesaro 33 in attacco e in possesso di palla, ancora un confronto acceso ed estremamente interessante fra queste due formazioni che onorano il grande basket italiano. Intervento di Rusconi giudicato falloso dall'arbitro Pasetto, due squadre che ricordiamo hanno concluso ai primi posti anche la stagione regolare, prima Scavolini, seconda Benetton, due squadre che sono state protagoniste della finale di Coppa Italia vinta da Pesaro solo dopo un tempo supplementare. C'è Sandro Boni in lunetta con i tiri liberi, mentre è andato in panchina Marco Mian. Per Sandro Boni sono i primi tiri liberi della partita. La Scavolini ha 0 su 3 dalla lunetta contro un 4 su 4 di Treviso, si è tirato poco e il confronto tutto considerato piuttosto corretto, non abbiamo visto rudezze che avevamo visto invece in altre partite di semifinale. Sì, perché la partita si sta giocando molto più sul perimetro che vicino a canestro, sia la Benetton che la Scavolini non hanno appoggiato tantissimo la palla dentro, hanno tirato molto più da fuori, ovviamente ci sono molti meno contatti, molto meno occasioni per gli arbitri per fischiare. Andrea Gracis per Heywood Workman, due punti di vantaggio ora per Pesaro in attacco. Ricordiamo che per la logica dei playoff la Benetton dovrebbe vincere assolutamente questo confronto, infatti qualora Pesaro andasse 2-0 con la terza partita in casa sarebbe veramente una situazione quasi impossibile da recuperare per Treviso. Vini del Negro fuori, recupera palla proprio il suo avversario Heywood Workman, che si fa notare anche sotto i tabelloni. Gracis, il primo errore dalla lunga distanza per la Scavolini e dunque la possibilità ora per Treviso di riportarsi almeno in parità con Vini del Negro, braccato da Gracis, scambia con Jacopini, poi cerca l'entrata e trova il fallo di Sandro Boni, dunque comunque un'incursione utile questa di Vini del Negro, mentre vediamo che nella Benetton è in campo anche il giovane Morrone, che era già stato utilizzato in gara 1 quando i lunghi di Treviso erano caricati di falli. Sì, Morrone è un giocatore con ottime caratteristiche difensive e Scansi l'ha messo dentro per contenere la pericolosità della Scavolini sul perimetro. Adesso rientrano i tre fuori classe di questa partita, cioè Tony Kukoc, Darren Day e Walter Magnifico, tutti e tre contemporaneamente insieme per questi ultimi 2 minuti e 38 secondi. Boni va in panchina perché ha tre falli. E vogliamo ricordare che Vini del Negro, che in lunetta in questo momento ha 1 su 6 al tiro, non è sicuramente la sua partita, mentre ha giocato bene, come abbiamo già detto, Kukoc e anche Jacopini, dall'altra parte però c'è 1 su 5 di Darren Day, due dunque straordinari protagonisti di questa serie finale scudetto che dobbiamo ancora vedere almeno per quanto riguarda la fase d'attacco di conclusione del gioco. 34 pari, Scavolini in attacco con Grattoni per Heywood Workman, che cerca di saltare Vini del Negro e trova il fallo, dunque i tiri liberi per il play americano della Scavolini Pesaro sul 34 pari, 2:20 da giocare, tre falli di Kukoc, tre falli di Boni, i tiri liberi per Heywood Workman.
Sì, proviamo a sentire ancora Taurisano che stava prendendo ancora una marea di appunti. Direi una partita dominata proprio dalle tattiche. All'inizio Scansi ha sorpreso Bucci col suo quintetto, poi Bucci ha risposto con Zampolini, è una serie di 3 su 3, di 3 canestri su 3 da 3 punti. Scansi, la squadra di Scansi, pardon, ha perso un po' il filo della partita, soprattutto quando Kukoč, marcato da Workman, non ha giocato sistematicamente il flash pivot. Direi che adesso è tutto in equilibrio, è una partita meravigliosa, bellissima, come tutte quelle di playoff. Al tiro magnifico dopo il canestro che ha riportato in parità la Benetton, canestro realizzato da Del Negro, il rimbalzo di Day, in attacco ancora Pesaro. E Walter Magnifico aveva cercato il suo caratteristico tiro, una partita dalla lunga distanza, il fallo di Jacopini su Darren Day a 1.44 dalla conclusione del primo tempo, 36-36 il punteggio. Benetton, che aveva avuto 8 punti di vantaggio, ora siamo in parità nella prima partita a Pesaro. Benetton, che aveva avuto 7 punti di vantaggio nel corso del primo tempo e si era fatta praticamente raggiungere nella finale dei primi 20 minuti, e questa è un po' una caratteristica evidentemente. La Benetton ha un po' più di sprint, la Scavolini gioca diciamo come un turbo diesel, va sempre veloce ma soprattutto tiene la distanza, almeno questo è quello che ha dimostrato nel corso della prima partita. Darren Day a segno, anche se ha fatto ben poco in attacco finora, 4 punti soltanto per lui, 10 di Magnifico di Workman per la Scavolini, 14 per Jacopini nella Benetton di Treviso, ed è Vianini che va a segno. Jacopini, che peraltro aveva realizzato 8 punti nei primi 3 minuti. Vediamo l'ultima entrata, vedete l'assist di Kukoč per Ciccio Vianini, 38 pari, 1-16 alla conclusione del primo tempo. Adesso è la Scavolini a giocare con un quintetto piccolo, con Magnifico centro marcato da Rusconi e Jacopini contro Day, che ha 3 falli. E canestro di Workman. La Scavolini che si riporta in vantaggio 40-38, partita tiratissima in un palazzo dello sport affollatissimo, molto caldo anche, e questo sicuramente richiederà un ulteriore sforzo al fisico di giocatori che sono ormai da 2 settimane impegnati praticamente ogni 2 giorni. C'è il fallo di Giovanni Grattoni sul 40-38 per la formazione ospite a 50 secondi dalla conclusione del primo tempo. Avete visto il replay propostoci dal regista Pasquale Saraceno e vediamo ora qualche discussione, con problemino con Jacopini che sanguina leggermente dal naso, ma il tutto viene rapidamente tamponato e non è più ammesso restare in campo in caso di ferite con perdita sia pur minima di sangue. Jacopini è stato sicuramente il miglior giocatore della Benetton nel primo tempo, e anche se Bucci con molta opportunità ha provato a cambiare diverse marcature su di lui, Jacopini sta continuando nel suo show personale con tiri da 3, penetrazioni, falli subiti, e questo ovviamente darà ulteriore motivazione alla polemica che già c'è stata sul fatto che Jacopini ha giocato poco nella prima partita e la sua presenza più a lungo in campo forse avrebbe anche potuto cambiare qualcosa, ma conta ben poco. Ora vediamolo, Massimo Jacopini scatenato, va a cercare e trova il fallo di Workman, ed è il secondo fallo per l'americano, il tè americano della Scavolini Pesaro. 36 secondi alla conclusione dei primi 20 minuti di gioco, 40 pari il punteggio, e gli arbitri rimandano Jacopini in panchina perché continua a sanguinare dal naso, ha preso una botta in uno scontro con Grattoni, vedete anche la maglietta di Jacopini insanguinata, e Jacopini ritorna in lunetta, sta giocando con una grinta straordinaria. Jacopini, autore di 16 punti in una stagione in cui in qualche occasione era stato, per così dire, relegato al ruolo di sesto uomo, ma un sesto uomo di lusso che almeno oggi sta dando veramente l'impronta alla partita. Jacopini probabilmente sta giocando con una rabbia anche particolare per come sono andato date le cose a peso. Adesso la Benetton a 30 secondi, ecco, recupera addirittura la palla.
nell'ultima azione per la Scavolini. La Benetton deve evitare, a mio parere, di commettere il quarto fallo con Cucco Iacopini. E invece è incredibile quelli, i pasticci che sta combinando ora la Scavolini, che ha subito due tiri liberi, palla persa, un'altra palla persa quando doveva gestire l'ultimo tiro del primo tempo, e dal 40 pari a praticamente a 30 secondi dalla conclusione della prima fase di gioco. Ora la Benetton è avanti di 4 con palla in mano, e Kukoc è anche sfortunato in questa circostanza, perché altrimenti sarebbe stato canestro valido e tiro libero supplementare. C'è invece il fallo di Workman ed è il terzo fallo del play della Scavolini, e ci sono i tiri liberi per Toni Kukoc a 3 secondi dalla sirena. Qui è stato veramente di nuovo geniale Scansi, perché tutti si aspettavano logicamente che la Benetton evitasse di far commettere il quarto fallo a Kukoc e Iacopini, che sono i due giocatori determinanti della partita. La Benetton ha pressato a tutto campo, ha levato due palle dalle mani della Scavolini. Bucci non aveva più time out, non ha potuto fermare il break. Questi sono 6 punti per la Benetton alla fine del primo tempo. E Bucci è furibondo, come avete visto suona la sirena prima che Workman possa andare al tiro, e dunque si conclude un po' a sorpresa questo primo tempo con la Benetton Treviso in vantaggio sulla Scavolini Pesaro 46-40. Con Franco Lauro cerchiamo di cogliere le voci, sì, di qualche protagonista. È magnifico, stavolta la differenza l'hanno un po' fatta agli esterni, sotto canestro una sostanziale equilibrio. C'è equilibrio come ci deve essere alla fine, certo. come deve essere, ha detto. C'è stato qualche problema al microfono, ora si sente perfettamente. Ecco, diceva Walter Magnifico, c'è stato un sostanziale equilibrio così come deve essere e così come sarà fino al termine della partita. A questo punto noi restituiamo la linea allo studio di Roma per la pubblicità e la riprenderemo poi dallo studio del Pala Verde di Villorba. La linea a Roma per la pubblicità. Bravi! E ora come li lavate i colori? Ma sì, oggi c'è Micolò, il nuovo compatto efficace al 100% per lavare a mano e in lavatrice. Ma non così. Un detersivo normale può scolorire i capi. Micolor, grazie alla sua formula con protettore dei colori, vi dà pulito e colori perfetti. Guardate che differenza. Colori così brillanti che conquistano anche i più teneri. Micolor. Il pulito ritorna, il colore rimane. Mensa, mensa, mensa! Alluminio apri e chiudi! Da oggi la freschezza di Sai la menta è protetta con alluminio apri e chiudi! Anzi, super chiudi! Sai l'alluminio, alluminio apri e chiudi! Se sbagli additivo, togli le macchie, ma togli vita ai tessuti! E allora? Mi tengo le macchie? Usa Omino Bianco Supercolor. Ad ogni lavaggio l'ossigeno attivo di Omino Bianco Supercolor entra nelle fibre. Così le macchie se ne vanno e i tessuti respirano. Colori vivi, bianchi luminosi. Con Omino Bianco Supercolor il mio bucato non solo è senza macchie, respira. Omino Bianco Supercolor, bucato senza macchia, pulito che respira. Saila Turbo Dent, senza zucchero ma tanto buono, pochissime calorie. Saila, il piacere più puro. Turbo Dent. Io vivo con il mio tempo, con il progresso, la performance. Per combattere le rughe ho scelto l'ultima creazione dei laboratori L'Oreal, Active Antiride di Plenitude. Dopo 4 settimane di applicazione, test scientifici hanno dimostrato che Active Antiride agisce efficacemente sulle rughe, i segni del tempo e rende la pelle levigata. Le mie rughe si attenuano, la mia pelle è più liscia, compatta, risplende di giovinezza e si vede. Active Antiride Plenitude L'Oreal ritarda gli effetti dell'invecchiamento. La nostra pasta trattiene così bene il sugo perché ha la giusta ruvidità. Il piacere di sentirsi amato. Antica erboristeria,
Dal cuore della natura, antiche ricette a base di preziosi estratti di erbe officinali in collaborazione con l'Istituto Erboristico L'Angelica. Da antica erboristeria, shampoo all'ortica, specifico per restituire ai capelli grassi morbidezza e vitalità. Shampoo antica erboristeria, le ricette della natura. Piaggio ha creato Quartz, l'unico scooter 50 con raffreddamento ad acqua e freno a disco, una potenza davvero sorprendente, anzi praticamente insuperabile. Quartz, si vede quando è Piaggio. Riprendiamo il collegamento dal Palazzo dal Palaverde di Treviso. Siamo nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo del confronto fra Benetton Treviso e Scavolini Pesaro. Seconda partita della finale scudetto, Benetton 46, Scavolini 40. Ma sentiamo i commenti a questa partita con Franco Lauro. Grazie Gianni, eccoci nello studio del Palaverde di Villorba e noi salutiamo con grande piacere la presenza in questo studio del Neo Luciano Benetton, che oggi non ha voluto mancare a questa partita che vede la sua squadra impegnata per la prima volta in una finale scudetto qui a Treviso. Ora sentiremo le sue prime impressioni, Arnaldo Dovisano che ci ha accompagnato anche nel primo tempo. Allora, a caldo, primo tempo che vede avanti la Benetton, ma soprattutto un'impressione particolare da parte di Luciano Benetton, che ha vissuto con un particolare emozione questo momento. È più durante, per cui non si può neanche pensare di essere in vantaggio. E comunque la partita è molto elettrizzante, io sono anche abbastanza coinvolto, cioè molto coinvolto, e normalmente però è una partita che dimostra tutto, c'è lo sport, c'è lo spettacolo, c'è la tensione, c'è la comunicazione, io credo che sia completo, come completo. Ecco, ci diceva che è la seconda volta che viene una partita quest'anno, perché sente proprio questo clima, anche il rumore che è fortissimo, è una bolgia ogni palasport dove si giochi una partita così importante. Sì, ma questo credo sia anche indispensabile, fa parte dello spettacolo, credo che molti che si sono affacciati a questo sport per le prime volte siano rimasti attratti anche dallo spettacolo del pubblico, per cui credo sia una componente dello spettacolo della squadra e il tifo credo che non sia sostituibile. Difatti, dicevo, se in un campo simile, un palazzetto simile, non ci fosse il pubblico, sicuramente sarebbe una partita di serie B. Dimezzata, certamente. Sì. Avete fatto grossi investimenti in estate, quest'anno stagione da protagonisti, finalisti in Coppa Italia, proprio contro la Scavolini, l'altra dominatrice, ed ora finalisti in campionato. Evidentemente gli sforzi fatti pagano. Sì, penso che è così. È stata fatta una scelta di due o tre elementi determinanti, questo anche perché pensiamo che sia giusto prepararci all'Europa, un torneo europeo. Il campionato europeo che vi vedrà protagonisti nella prossima stagione. E inquadriamo allora questo secondo tempo, poi vedremo anche un contributo filmato di Massimo Angeletti, secondo tempo che ci può riservare delle sorprese. Arnaldo Taurisano. Ma intanto sì, la stampa ha tanto vero auspicato iniziative a sorpresa di Scansi, eccoci serviti nel finale, abbiamo visto un pressing che ha fruttato il vantaggio alla Benetton, due palle sprecate su rimessa e tante altre cose, ma direi che la partita vive soprattutto sulle iniziative, su un tatticismo bellissimo. Esasperato, ma certamente interessante. Ma sai, l'esasperazione non esiste mai. Il nostro è un gioco di tattiche, è un gioco come una partita a scacchi, come ci piace, certo, dire spesso. E la cosa bella è che la gente le capisce, le vede, le gode e quindi viene al basket perché piace anche per questa ragione. Certo, allora inquadriamo riguardando anche un attimo la partita d'andata, quello che riservò nella ripresa e quello che riservò tatticamente nel corso dei suoi 40 minuti in questo servizio di Massimo Angeletti nel montaggio di Fabrizio Cicconi. Può partire dalla regia.
Questa era la gara 1, ma possiamo tornare con le immagini sul parquet del Palaverde di Villorba, dove si sta disputando questa gara 2. Il regista Saraceno ci può mostrare i protagonisti che sono sul terreno di gioco, pronti a riprendere per il secondo tempo. Noi intanto ringraziamo il senatore Luciano Benetton per il suo cortese intervento nel nostro studio e Arnaldo Taurisano, che ritroveremo naturalmente nel corso della ripresa, per parlare ancora di questa gara che si preannuncia quanto mai interessante nel corso anche del secondo tempo. Intanto restituiamo la linea a Gianni De Cleva in postazione con Sergio Scariolo per la ripresa del gioco. 46-40 il punteggio del primo tempo dunque fra la Benetton di Treviso e la Scavolini Pesaro, mentre l'intervallo è stato ravvivato da uno scontro verbale piuttosto vivace fra i general manager delle due squadre, De Stefano e Puglisi. Comunque si sono solo scambiati delle opinioni e si riprende a giocare con il primo pallone per mezz'ora dopo, possiamo dirlo, il primo pallone per la Benetton di Treviso con Tony Kukoc, e vediamo i quintetti. Ora Pero Scansi ha optato per una formazione piuttosto lunga con Del Negro, Jacopini, Kukoc, Vianini e Rusconi, mentre per la squadra di Pesaro, che va a subire il tiro a sorpresa di Vinny Del Negro in apertura di ripresa, sono in campo Workman, Gracis, Day, Costa e Magnifico, cioè il quintetto di partenza tradizionale. Più 8 per la Benetton fino a un attimo fa, il canestro di Walter Magnifico, e sono 12 punti per lui, 12 per Workman nella formazione ospite. Benetton in attacco con Tony Kukoc, marcato ora da Darren Day. Kukoc inizia benissimo il secondo tempo, anche lui a segno 10 punti e più 8 per la Benetton Treviso. Ricordiamo che praticamente a 30 secondi dalla conclusione del primo tempo si era in parità sul 40-40. Andrea Gracis per Darren Day, difende aggressivo ora Treviso con qualche accenno di scambio di marcature, poi però Walter Magnifico va a punire proprio il tentativo di Vianini di aiutare un suo compagno. Sì, Scavolini ha giocato i primi due palloni del secondo tempo molto intelligentemente su Walter Magnifico, che è il suo attaccante più in forma, e Magnifico contro Vianini ha sfruttato l'esperienza. Di nuovo Tony Kukoc, che sta giocando una partita fantastica non solo nel tiro ma anche nella costruzione del gioco. Tony Kukoc non per nulla, fra l'altro, ha 4 assist in questo confronto, e la Benetton è andata al massimo vantaggio della partita sul 53-44, 9 punti dunque per la squadra di Treviso. Ario Costa contro Stefano Rusconi, che gioca con molta determinazione in questa partita dopo un primo confronto a Pesaro un po' incerto. Resta a terra Walter Magnifico mentre si gioca dall'altra parte. Magnifico deve aver subito un colpo, una distorsione alla caviglia destra, e a terra proprio davanti alla nostra postazione, assistito dal medico e dall'arbitro. Comunque si rialza ora Walter Magnifico, dunque non dovrebbe essere nulla di grave. Vedete, preoccupato giustamente Alberto Bucci. Magnifico comunque è in piedi, accenna qualche appoggio anche se non troppo convinto. 53-44, più 9 per la Benetton di Treviso sul Scavolini Pesaro. Walter Magnifico va in panchina accompagnato da medico e massaggiatore. Magnifico, che sicuramente è stato uomo determinante per la prova della Scavolini finora, con 14 punti, 7 su 10 al tiro. Sì, speriamo per la bellezza di questa finale che non sia nulla di grave, ma così non è, così è in realtà, perché vediamo Magnifico camminare normalmente. Walter poi è un giocatore con caratteristiche morali tali che secondo me lo vedremo di nuovo pronto con i suoi compagni tra pochissimo tempo. Darren Day per Ario Costa. Sicuramente la Scavolini non sta vivendo un momento psicologico della partita ideale, perché dopo aver costruito a segno Gracis, dopo aver costruito, dicevamo, 5 minuti di bel gioco nel finale del primo tempo che le avevano consentito un momentaneo riaggancio, ha sprecato tutto con delle banalità incredibili negli ultimi 30 secondi.
Ed ora la Benetton in attacco con Kukoč contro Darren Day, scontro di grandi giocatori, e c'è però l'intervento arbitrale, il fallo su Toni Kukoč, e il fallo è proprio di Day ed è il secondo fallo per lui. Vediamo i replay, effettivamente Darren Day ha cercato di chiudere la via a Toni Kukoč sulla linea di fondo spingendo, e dunque correttissimo l'intervento degli arbitri, ricordiamo Duranti e Pasetto. Ancora un tiro libero per Toni Kukoč. La panchina Schiavolini chiedeva che invece dei tiri liberi fosse assegnata una rimessa laterale, perché sostiene che il fallo di Day fosse stato commesso prima dell'inizio dell'azione di terzo tempo. Kukoč sbaglia un tiro libero. Ed è il primo errore dalla lunetta per la Benetton, che aveva inanellato una serie di 13 su 13. Day ci prova da tre punti sul ferro, il rimbalzo di Stefano Rusconi che si sta facendo notare in questa fase sotto i tabelloni. Kukoč per Massimo Jacopini, pescato bene Rusconi a schiacciare. Inizio di ripresa ad altissimo livello per Stefano Rusconi e massimo margine di vantaggio della partita per la Benetton, 56-46, 3 minuti e 15 secondi giocati nel corso del secondo tempo. Time out sul 56-46 per la Benetton di Treviso, 16-45 da giocare. Allora un momento difficile questo per la Schiavolini, il massimo vantaggio per la formazione di Treviso. Taurisano, l'uscita di Magnifico può in qualche modo pesare sullo svolgimento di questa gara? Sì, sicuramente può pesare moltissimo, è il giocatore di maggior classe vicino a canestro che ha... Ricordiamo 14 punti, 7 su 10 per lui e 6 rimbalzi finora. Certo, lui è un grande protagonista, lo è sempre stato, nei playoff diventa addirittura un uomo partita lui, quindi è ovvio che la Schiavolini ne risentirà. C'è da augurarsi che però il ragazzo possa tornare in campo e giocare quantomeno le prossime gare. A questo punto noi andiamo a raggiungere proprio Walter Magnifico per sentire esattamente quali siano le sue condizioni, quindi ci sentiamo fra poco Gianni per queste notizie. Vediamo intanto che la Schiavolini ha in campo un quintetto senza Magnifico e Day, Zampolini come secondo lungo, un quintetto un po' d'emergenza questo di Alberto Bucci in un momento delicatissimo della partita in cui Pesaro deve recuperare 10 punti, cerca Grattoni, Ario Costa e riesce a realizzare il pivot della Schiavolini. Vedete, buon gioco a due sotto canestro per Pesaro, ma ancora una volta abbiamo visto questo canestro nasce da un tentativo della Benetton di coprire meglio in difesa. Sì, giocare uno contro questi fuori classe è quasi impossibile per le difese, occorre aiutare, e vedete un aiuto, un raddoppio procura un tiro facile per un altro fuori classe. E questa è la bellezza di uno scontro fra due squadre che hanno così tanti buoni giocatori nelle loro file. È grande Massimo Jacopini, 23 punti per lui con il canestro da tre. Ora la palla recuperata di Rusconi, la Benetton vive il suo momento magico, ha 11 punti di vantaggio ed è il massimo della partita a 4 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Rusconi contro Ario Costa, un duello piuttosto crudo questo, viene fischiato il fallo ad Ario Costa ed è il terzo per lui su Stefano Rusconi che va in lunetta. Vediamo il replay sul 59-48 per la formazione di casa. Stefano Rusconi è in lunetta, sbaglia i tiri liberi che non sono sicuramente la sua caratteristica migliore, anche se bisogna dire che Rusconi sta dando Gianni ora 5 minuti di grande qualità. Sì, ecco, sentiamo notizie. Ecco, molto gentilmente Walter Magnifico che sta per rientrare sul terreno di gioco, è ancora qui nello spogliatoio. Allora quali sono le condizioni? La distorsione alla caviglia sembra. Sì, sono caduto sul piede di Dianini, devo vedere giocando come va. Ma a questo punto non fa tanto male. No. Dice non fa tanto male, riprende dunque a giocare ed ecco che rientra in questo momento sulla panchina, quindi nello spogliatoio abbiamo seguito anche con il medico sociale della Schiavolini proprio la fase più delicata, ha levato la scarpa, comunque dopo un conciliabolo con lo staff medico è stato deciso di farlo riprendere tranquillamente, dunque sul dolore, ma giocherà Walter Magnifico, è pronto a rientrare.
Il massimo margine di vantaggio della partita per Treviso, che ha anche possesso di palla, 60-48, uno straordinario massimo. Jacopini sbaglia però il tentativo da tre punti, ma recupera ancora il pallone la Benetton con Ciccio Vianini. Gioca un inizio di ripresa di altissimo livello, di grande qualità, la squadra di Treviso, con Jacopini autore di 23 punti. E ora l'intervento di Zampolini su Kukoč, ma la palla rubata di Vinni del Negro dimostra la grande lucidità della squadra di Treviso. C'è il fallo su Stefano Rusconi, una Benetton veramente determinatissima in questo inizio di ripresa. Sì, la sua immagine migliore è proprio quella di Stefano Rusconi, che ha ottenuto falli dalle poche palle che ha avuto in attacco giocabili, e in difesa è stata una presenza notevolissima, rimbalzi, ha cambiato le traiettorie di tiro di un paio di avversari che non si erano avventurati in area. Sta giocando, segnando pochi punti, ma con grandissima presenza Rusconi oggi. Ed ha anche costretto Ario Costa al quarto fallo, peraltro continua a sbagliare i tiri liberi Stefano Rusconi. Vediamo se la fortuna è questo, niente da fare, 1 su 3 dalla lunetta per lui, 60-48 il punteggio per la Benetton con Scavolini. Pesano in attacco, è rientrato Walter, magnifico, tenta subito la conclusione, la sbaglia, recupera, rimbalzo d'attacco e va a segno Heywood Workman, 14 punti. Alla Scavolini bisogna dire che sono mancati i punti di Darren Day, 4 soltanto, con 1 su 5 al tiro. A 14 minuti dalla fine la Benetton dunque ha un solido margine di vantaggio e soprattutto una grande consistenza di gioco, anche se abbiamo già visto che nella prima partita Treviso magari cala nel finale. Bisogna vedere come andrà oggi. Sicuramente Treviso ha 12 punti e sta giocando benissimo queste fasi dell'incontro. Sì, soprattutto non ha tanti problemi di falli nei lunghi, vedete anche adesso come, ecco, Dei ha fatto canestro perché è un grande fuoricala, però di nuovo Rusconi era riuscito a costringerlo a fare un tiro difficilissimo. Dicevo, Treviso che nella gara 1 aveva grandi problemi di falli nei suoi lunghi, ha finito con un quintetto piccolissimo, stavolta non ne ha, quindi si presuppone che possa avere un finale di partita migliore. La palla recuperata da Zampolini, riparte ora con Darren Day la Scavolini. Darren Day sta ora cercando di dare una svolta alla sua partita e di solito quando ci si mette di impegno ci riesce. Ha realizzato due canestri molto importanti, non solo per la squadra che risale a meno 8, ma soprattutto per lui, per riacquistare convinzione e la voglia di giocare di fantasia anche in attacco. Vediamo cosa succede in questa circostanza. La Scavolini non muore mai, era meno 12, ha avuto un parziale di 6-0, ora c'è il fallo su Workman e dunque ci sarà anche tiro libero supplementare per Heywood Workman sul 62-56. Sì, l'uscita di Kukoč è stata veramente drammatica per la Benetton. La coincidenza è stata proprio di un partito di 6-0 per la Scavolini. Se la Scavolini riesce a giocare in contropiede a tutto campo, se la palla riesce ad andare nelle mani di Darren Day col campo aperto davanti, sicuramente ci sono molte più opportunità per la squadra di difesa. Ecco, proviamo a sentire Santi Pugliesi, è rientrato magnifico, però non è in perfette condizioni, ma c'è stato comunque subito un break a vostro favore. Sì, magnifico, ha subito una distorsione ricadendo da un rimbalzo, sicuramente non è al meglio, ma essendo un grande professionista stringerà i denti e cercherà di dare il suo consueto apporto. La squadra aveva subito in sua assenza uno strappo di 12 punti, però tutta la squadra assieme, giocando collettivamente, è riuscita a rimarginarlo. Questo dunque il parere di Santi Pugliesi. Dall'altra parte non gioca assolutamente oggi fuori della partita Pietro Generali, uno dei lunghi della formazione trevigiana, che a Pesaro era stato seduto a lungo in panchina. Allora Generali ce la farà intanto per la terza partita? Non lo so, non sto ancora bene, vediamo in questi giorni, vediamo l'allenamento di domani. Comunque oggi c'è un sostanziale equilibrio sotto canestro. Sì, direi di sì, sta giocando molto bene Vianini, però vedo da parte di Pesaro che non mollano mai, anche con 12 punti sotto sono sempre entrati in partita, e adesso la partita si fa entusiasmante perché andiamo verso la fine e il risultato è ancora molto in bilico.
è il solito film giallo, segna la formazione di Treviso, c'è la decisione arbitrale di Duranti, c'è il fallo, dunque 12 primi, 35 secondi alla conclusione, 62 resta il punteggio della Benetton, 57 quello della Scavolini in difesa. Il fallo di Zampolini e la Benetton in attacco con 5 punti di vantaggio, è rientrato Toni Kukoc che va a servire Marco Mian sul quale c'è Grattoni. Dunque da più 12 a più 5 il vantaggio della formazione di Treviso, che ha un Vianini molto presente, molto attivo. Ora la palla recuperata da Marco Mian sul quale c'è il fallo fischiato a Giovanni Grattoni ed è il secondo fallo per il numero 15 della Scavolini Pesaro. 12 minuti e 16 secondi da giocare, 62 Benetton Treviso, 57 Scavolini. La rimessa con Toni Kukoc per Marco Mian. Vedete scambi in difesa della Scavolini e Kukoc riapre il gioco per Vini del Negro, che però non è in grande giornata di tiro, 3 su 12 soltanto la sua percentuale, e malgrado questo la Benetton è in vantaggio, e questo dimostra forse che abbiamo parlato anche troppo di una formazione di Treviso che è squadra di assi, di individualità, ma non squadra. E oggi, in una giornata non brillantissima di Del Negro, la Benetton riesce ad essere ancora in vantaggio. Benetton in realtà è una squadra che interpreta in un modo diverso forse da quello consueto il concetto di squadra, una squadra più a conformazione tattica jugoslava, cioè con l'idea di due grandi fuoriclasse che costruiscono gioco, penetrano, scaricano, trovano passaggi buoni per i compagni. È una squadra diversa, ma sicuramente è una grande squadra. Mian conferma di essere un giocatore che in una finale scudetto a 21 anni tiene il campo per 20-25 minuti, è un ottimo messaggio per la palestra italiana. E avete visto in panchina con 3 falli Giovanni Grattoni, e la situazione falli di Pesaro è pesante, 4 di Costa, 3 di Grattoni, poi ce ne sono ancora 3 per Workman, per Boni e per Darren Day. Sbaglia Miani, secondo tiro libero, 62-57 dunque il punteggio, con la Scavolini in attacco con Haywood Workman che scambia con Darren Day, ci prova Zampolini da 3 sul ferro, ma il rimbalzo d'attacco è di Andrea Gracis, e dunque la formazione di Pesaro può riproporre la sua azione d'attacco mentre si prepara il rientro di Massimo Jacopini per la Benetton Treviso. Gracis, c'è Vini del Negro su di lui per Walter, magnifico, che riapre bene per Zampolini, e Domenico Zampolini quando ha un minimo spazio va a colpire sempre dalla lunga distanza, 2 su 3 per lui nel tiro da 3 punti, e Pesaro è a meno 2. Questa è la grande forza di Zampolini, ha sbagliato un tiro da 3 nell'azione immediatamente precedente, ha avuto la freddezza, anche la faccia tosta, di riprovare immediatamente e di far canestro. C'è stato un parziale di 12 a 2 per la Scavolini Pesaro e la partita si è completamente riaperta. Vediamo ora ancora il tentativo di Walter, magnifico, sul quale però c'è il fallo fischiato a Rusconi. Per Rusconi è il terzo fallo, 64-60, 10 minuti e 40 secondi da giocare. È bastato il rientro di Walter Magnifico in pratica per consentire alla Scavolini di rimettersi in carreggiata, mentre Scanzi richiama Stefano Rusconi in panchina. Beh, e adesso bisogna vedere cosa cambierà nella partita con il rientro invece di Jacopini, che ricordiamo finora è stato il migliore in campo per la Benetton di Treviso, che avrà ora un quintetto abbastanza insolito, nuovamente probabilmente con Kukoc come alla forte. Sì, è sostanzialmente il quintetto iniziale, cioè la scelta tattica iniziale di Scanzi, tranne che c'è Vianini e non Rusconi in campo. Sarà interessante vedere come Vianini riuscirà a cavarsela contro Magnifico, visto che adesso probabilmente toccherà lui marcarlo. C'è l'intervento arbitrale, c'è un fallo sotto canestro della Scavolini, il fallo di Zampolini, è il terzo fallo anche per Domenico Zampolini a 10 minuti e 27 secondi dalla conclusione del secondo incontro della finale scudetto fra
Benetton Treviso e Scavolini Pesaro, 64 a 62 il punteggio per la Benetton, primo tempo 46 a 40, ma ricordiamo ancora il massimo margine di vantaggio della partita per Treviso è stato dopo 3 minuti e mezzo della ripresa con più 12 e poi un parziale invece a favore di Pesaro di 12 a 2, 66 a 62, 10 minuti e mezzo in cui può ancora accadere di tutto. Pasticcia un po' Zampolini questa palla, comunque mantiene il possesso la Scavolini, Workman per Darren Day, due zampate in una partita in cui però non si è visto moltissimo, un po' in difficoltà ora Pesaro, va a cercare Day in entrata, sbaglia ma recupera rimbalzo e realizza Darren Day, 10 punti per lui, 4 su 9 al tiro e nei momenti più difficili si vede la sua grande classe e soprattutto la sua agilità e fantasia nell'inventare soluzioni improbabili a canestro. 66 a 64, Toni Kukoč. Sbaglia Kukoč. Riparte ancora Pesaro che potrebbe portarsi in parità. Workman Day 66 a 66. Parziale di 18 a 6 per la Scavolini. Nuovamente parità come era accaduto al quindicesimo del primo tempo. Sì, la Benetton ha affrettato sicuramente qualche soluzione, ha sbagliato qualche tiro di troppo, anche parecchi tiri liberi e ha lasciato il contropiede alla Scavolini che ovviamente è l'unica cosa che non deve fare se vuol pensare di vincere questa partita. Un'altra palla persa adesso di tutto. E ancora Pesaro che parte in velocità, ora Workman però non riesce a controllare il pallone e la Benetton riparte con Vini del Negro. Tutto solo, finalmente, dice lui, quelle braccia alzate al cielo hanno quasi un significato liberatorio per uno che è uno straordinario campione, ma oggi ha 4 su 13 al tiro. Vedremo davvero la caratura del grande campione, perché il campione vero è quello che fa le cose migliori nei minuti finali della partita. 10 punti, Vini del Negro. La palla arriva sotto a Walter, magnifico, a segno, Walter magnifico in campo, lo ricordiamo, con qualche problema alla caviglia sinistra, ancora parità, 68 a 68, 8 minuti e mezzo alla conclusione di questo straordinario incontro che comunque vada, ha offerto uno spettacolo di basket, una finale scudetto questa di straordinario livello, anche se fra due squadre che vengono definite provinciali, sono due squadre che hanno in campo alcuni dei più grandi giocatori per classe in assoluto che ci siano in Italia. Di provinciale potranno avere dunque ben poco, sono due formazioni straordinarie. 68 a 68, Jacopini, pasticcia in questa occasione Ciccio Vianini, autore per il insieme di una gran partita al recupero di Mian, stratosferico, 68 pari, 7 e 45 al termine, Benetton in attacco, Kukoč. Marco Mian rimasto libero sulla linea di 6-25, sbaglia la rimessa assegnata ancora alla Benetton, Bucci va a discutere un pochino con l'arbitro Duranti, rimessa in zona d'attacco per Treviso. Sì, Workman ha sbagliato un passaggio, una penetrazione perdendo la palla, due palle perse potevano costituire un break importante per la Scavolini, adesso rientra Rusconi al posto di Mian e quindi la Benetton ricostituisce lo schieramento normale, cioè con due lunghi, Rusconi, Vianini e i suoi tre esterni di miglior pericolosità offensiva. E Rusconi si fa notare subito con una schiacciata terrificante che porta in vantaggio nuovamente la squadra di casa, 70-68, 7 minuti e 15 secondi, clima infuocato, incandescente, già caldo per fattori atmosferici, ancora più caldo ovviamente perché Palazzo dello Sport è stipato all'inverosimile e il tifo è veramente, come sempre qui a Treviso, calorosissimo. Walter Magnifico, Rusconi su di lui, va a cercare un compagno per il tiro da fuori e vediamo la decisione arbitrale, c'è il fallo fischiato a Toni Kukoč. Quarto fallo. È il quarto fallo, sì, di Toni Kukoč. Il tavolo aveva precedentemente fischiato l'infrazione di 30 secondi e nessuno se n'era accorto, quindi il fallo di Kukoč è stato fatto dopo che l'azione era già finita, quindi non ha nessuna rilevanza nella partita. A stemperare l'attenzione che ormai si taglia con il coltello qui all'interno del Palaverde, Pietro Generali faceva prima una battuta su Scariolo. Ma no, niente,
Ciao, chiedevo se avevano assunto il Rai, perché lo vedo sempre a, a seguire le partite, ma niente di partite. Se lasciate giocare la Scavolini in transizione può punirvi, perché è il gioco che ama e che vi ha creato parecchi danni. Ora un fallo ancora alla difesa, fallo di Walter Magnifico, ed è il secondo per lui. Generale. Sì, loro, Scavolini sta giocando molto bene in difesa e sta tenendo bene botta e rimbalzo e sta giocando in contropiede, che è la sua arma più forte. Noi siamo un po' calati in questo, questo secondo tempo, però penso che adesso è entrato in campo Rusconi da un minuto, penso che possa lui rimettere un po' a posto le cose sul tuo canestro. Direi che è una partita molto bella, ma è finita, come appunto sono le partite di questi playoff. Torniamo in cronaca mentre sta per riprendere il gioco dopo questi personali di Vini del Negro. 3 punti di vantaggio per la Benetton, ancora un'opportunità. E ci auguriamo di vedere Pietro Generali in campo alla prossima partita, altrimenti assumeremo i Rai anche lui per commentare gli incontri. Siamo sul 72-68, a 6 minuti e 28 secondi dalla conclusione di questa grande partita. Scavolini in attacco, 4 punti da recuperare. Walter Magnifico sbaglia, recupera però una grande palla Darren Day che va a segno. 6 su 11 al tiro Darren Day, 14 punti, ma alcuni canestri veramente importanti ora che la partita si sta facendo drammatica, soprattutto ovviamente per Treviso, che non può lasciarsi sfuggire questo successo per restare pienamente in corsa per lo scudetto. Ricordiamo ancora, si gioca su 3 vittorie su 5 partite ed è chiaro che se Pesaro dovesse vincere oggi avrebbe fatto il 70% della strada, forse anche più, verso lo scudetto. È da notare la scelta di Bucci che nonostante la Benetton stia appoggiando la palla abbastanza sotto canestro, adesso rimane col quintetto piccolo, cioè non fa giocare né Costa né Boni. Fallo di Rusconi. Sì. E quindi cerca di, in questo modo, di procurare a se stesso un vantaggio, cioè di avere 4 giocatori che gli avversari non possono marcare, in particolare in questo momento la marcatura di Jacopini su Day che sta facendo un pochino acqua. Vediamo il replay, l'intervento di Rusconi su Walter è magnifico. Mentre c'è un duetto piuttosto vivace fra Duranti e Pero Scansi. 5 minuti e 33 secondi al termine della partita, 74 a 70 il punteggio per Rusconi, il quarto fallo. E sicuramente questo è un problema per la Benetton. 74 a 70, 5 minuti e 20 da giocare. Darren Day in attacco, Walter Magnifico a segno per Magnifico, sono 20 punti realizzati, 9 su 14 al tiro, e anche se dovrebbe essere in condizioni fisiche non ideali per quella botta alla caviglia in precedenza, sta giocando veramente un gran finale di partita. Ora c'è Vini del Negro in palleggio, cerca lo spazio per andare alla conclusione e c'è il fallo fischiato ad Andrea Gracis sul 74 a 72 per la Benetton. A 4:56 dal termine la situazione si sta facendo piuttosto calda in questo finale di partita, veramente incandescente. E allora Alberto Bucci si prepara a far rientrare Haywood Workman. Sì, la situazione falli è abbastanza pesante per la Scavolini stavolta, ci sono diversi giocatori con 3 falli e sul sistema della Benetton basato sulle penetrazioni è anche abbastanza facile commettere un fallo. Adesso vediamo se Workman sarà rinfrancato, ha iniziato benissimo la partita, poi ha commesso qualche errore, vedremo come gestirà gli ultimi 4 minuti della partita. Vini del Negro, 14 punti, 6 su 6 dalla lunetta, Benetton a più 4. Ancora 4:49 al termine, Grattoni in possesso di palla, non è ancora entrato Workman nella Scavolini, aspetta l'occasione per il cambio. Darren Day sfrutta il blocco di Walter Magnifico e va a segno. Darren Day che sta giocando un ottimo secondo tempo dopo una prima fase di gioco un po' opaca, e la Scavolini è sempre incollata alla Benetton con grinta straordinaria. 2 punti di vantaggio per la squadra in attacco. Vini del Negro per Stefano Rusconi, cerca il gancio, non ha fortuna in questa circostanza Rusconi. Riparte Pesaro, ci prova da 3 punti Grattoni e fuori, rimbalzone di Vini del Negro. 4 minuti da giocare, 76 a 74, il fallo di Walter Magnifico
su Toni Kukoč per Magnifico, il terzo fallo. Vediamo l'entrata di Kukoč. Magnifico gli prende un braccio, sacrosanto intervento arbitrale in questa circostanza. 4 minuti da giocare. Adesso è rientrato Workman per Grattoni e soprattutto è rientrato Boni per Zampolini, e quindi Bucci vuol finire la partita con due centri di peso in campo. Qualche problema sotto canestro nelle ultime azioni l'avevano avuto, mi sembra un'ottima scelta quella di Alberto. Primo tiro libero a segno per Toni Kukoč, 77-74, 4 minuti e 3 secondi alla conclusione. Toni Kukoč implacabile, 9 su 10 dalla lunetta, la Benetton complessivamente a 22 su 28 contro 8 su 11 per la Schiavolini. 78-74, 3-54 al termine della partita. Schiavolini in possesso di palla in cerca di un recupero che è ancora possibile anche se la situazione comincia a farsi delicata. Workman, il fallo di Vianini su Magnifico. Sì, la Benetton è passata a una zona match-up, cioè una zona in cui il confine con la uomo è molto sfumato, si seguono i tagli, poi probabilmente Scansi cercare di buttare qualche granello di sabbia nell'ingranaggio, soprattutto nei giochi a due fra Dei e Magnifico, che erano costati cari alla sua squadra nelle ultime azioni. Vediamo l'attacco della Schiavolini con Gracis per Heywood Workman. 4 punti da recuperare per Pesaro, 4 da difendere disperatamente per la Benetton per andare giovedì alla terza partita a Pesaro in situazione di parità 1-1. Workman da 3 punti a segno. Workman, un rientro in campo felice il suo, 20 punti con 7 su 8 al tiro. Una grande partita complessivamente, 20 anche di Magnifico, 23 di Jacopini, che però non si è visto in questo finale di partita. Il gioco a due di Kukoč che ha costretto la difesa Schiavolini a cambiare, però tiro da tre, aveva tirato fuori bene Magnifico, il tiro da tre non è entrato. Vediamo se continuerà con la zona o se ripassa uomo la Benetton. 6 rimbalzi di Workman da sottolineare per un play 78-77, un solo punto tra le due squadre. Walter Magnifico, Gracis, Workman. La Benetton deve ragionare, deve giocare con attenzione questa fase finale della partita se non vuol farsi sfuggire un incontro in cui è stata quasi sempre in vantaggio, ma era già successo. Attenzione a Pesaro, dunque motivo di più di attenzione, di meditazione per la Benetton Treviso, in attacco con un punto di vantaggio. 78-77, a 2-18 dalla conclusione. Vini del Negro salta tre uomini del Negro ma non ha fortuna nel tentativo di conclusione. La palla di Boni per Workman. Schiavolini in attacco con la possibilità del sorpasso. Gracis, Darren Day, c'è Kukoč su di lui. Workman, ancora 10 secondi per concludere questa azione d'attacco. Un po' in difficoltà Pesaro, pesca ora Boni, però bisogna andare al tiro, mancano pochi secondi, ci prova proprio allo scadere dei 30 secondi. Workman è fuori, rimbalzo di Toni Kukoč, 1.35 al termine, un punto di vantaggio per la formazione di Treviso. La deviazione di Workman, la palla in possesso della Benetton, 23 secondi da giocare, c'è il time out, 1.31 alla sirena, Benetton 78, Schiavolini 77. Sì, come dicevamo un po' di tempo fa, nei minuti importanti delle partite sono i grandi fuoriclasse che vogliono avere la palla, vogliono prendere i tiri decisivi. Gli ultimi tiri la Benetton li ha sbagliati, la zona matchup ha lasciato un tiro facile a Workman che invece l'ha messo. Io credo che sia proprio molto interessante per tutti noi vedere chi avrà la freddezza di fare le scelte giuste quando la pressione è così alta, quando ci si gioca davvero un campionato in una manciata di secondi. Siamo nella panchina della Schiavolini con il medico sociale della Schiavolini. Un miracolo quello che avete fatto negli spogliatoi prima per consentire a Magnifico di riprendere. No, è una distorsione di caviglia, per adesso non sembra molto grave, quindi in queste occasioni si gioca, se l'infortunio non è gravissimo si cerca sempre di rimediare. Zampolini, vada come vada, state regalando agli sportivi italiani uno spettacolo entusiasmante. Vabbè, vada come vada, no, speriamo che la Schiavolini vinca. Sì, una bellissima partita agonistica, anche abbastanza tecnica.
spero che il pubblico sia contento, un grandissimo spettacolo che raramente si vede in televisione. Il pubblico di Pesaro chiedeva a Zampolini uno dei suoi miracoli, uno dei suoi interventi magici. Diciamo che io, l'importante è vincere la partita, i miracoli può fare chiunque di noi. Fallo di Dei su Toni Kukoč. Fallo di Dei su Toni Kukoč, quarto fallo di Darren Dei, ma questo conta relativamente perché manca un minuto e 14 secondi alla conclusione. Va in lunetta Kukoč con un punto di vantaggio Benetton. C'è un'altra considerazione da fare: la Benetton ha commesso solo 5 falli in questo secondo tempo, quindi può commettere altri 2 falli senza che la Schiavolini vada in lunetta per tirare i tiri liberi. Viceversa, la Schiavolini ha commesso più falli, adesso su ogni fallo commesso contro l'attacco Benetton ci sarà un tiro libero più uno, come questo che ha sbagliato Kukoč adesso. Sbaglia Toni Kukoč, il secondo tiro libero, 10 su 12 per lui dalla lunetta, 23 su 30 Benetton, 1 minuto e 5 al termine, 79 Benetton Treviso, 77 Schiavolini Pesaro. C'è da scoppiare fino all'ultimo secondo in questa seconda partita di finale scudetto fra Benetton Treviso e Schiavolini Pesaro, la prima vinta dalla Schiavolini, ricordiamo, giovedì si gioca a Pesaro, rimbalzo conquistato dalla Benetton, 44 secondi al termine, la Schiavolini ha perso l'occasione di andare al riaggancio ed ora Treviso può giocare la penultima palla, mancano 33 secondi, vedete Del Negro aspetta che il tabellone segni proprio gli ultimi secondi dei 30 a disposizione di Treviso per giocare la palla, 5-4 al tiro, Vini Del Negro fuori, 20 secondi al termine, lotta feroce ai rimbalzi, rimessa per la Schiavolini Pesaro. Rientra Zampolini per Boni. La scelta di Bucci è chiara, quella di avere un tiratore da 3 punti in più. In questo momento ci sono, direi, 5 giocatori che possono tirare da 3 punti nella Schiavolini, perché anche Magnifico in queste partite ha dimostrato di avere quella freddetta lì. La Benetton ha perso l'occasione finale, adesso deve, ricordiamoci che ha 2 falli da spendere prima che la Schiavolini possa andare al tiro e potrebbe utilizzare quest'arma tattica. 18 secondi soltanto, 79-77 per la Benetton, che può consentirsi appunto il lusso di falli senza tiri liberi, e questo significa poter fermare l'attacco della Schiavolini, ovviamente non in situazioni di tiro, è sicuramente in un finale di partita una situazione di vantaggio con 2 punti di margine, 79-77. Alberto Bucci mette in campo un quintetto in cui vuole avere dei buoni tiratori, può cercare con questi ultimi 18 secondi il supplementare o il sorpasso, vedremo quali saranno le scelte. Comunque 18 secondi sono tanti per organizzare un'azione d'attacco, ma ricordiamo ancora, la Benetton può fermare il gioco con un fallo senza mandare in lunetta la Schiavolini, non ha esaurito il bonus. 8 secondi, 7 in difficoltà Pesaro, marcatura aggressiva della Benetton e c'è il primo fallo. Come prevedevamo, la scelta è stata questa. Adesso l'arbitro Pasetto ha sbagliato, perché non si tratta di uno più uno, si dà di rimessa laterale. 5 secondi, la Benetton può commettere ancora un fallo, bisognerà vedere se magari gli arbitri non interpretino la scelta tattica come una scelta intenzionale. E questo ovviamente è il punto di domanda. Comunque 5 secondi cominciano ad essere veramente pochi ora. 79-77 il punteggio per la Benetton Treviso sulla Schiavolini Pesaro. Pesaro in situazione disperata per rimettere in piedi questa partita. 5 secondi per cercare un tiro magari del supplementare, è andato fuori Gracis, è entrato Grattoni, anche lui è un buon tiratore, ma bisogna trovare lo spazio per cercare il tiro. Grattoni, 4 secondi, 3, 2 e Jacopini ruba la palla del successo dalle mani di Darren Dei. Benetton Treviso dunque che va a vincere contro la Schiavolini Pesaro, 79-77, 1-1, terza partita giovedì a Pesaro. Sentiamo Franco Lauro. Sì, noi stiamo raggiungendo lo spogliatoio per avere al microfono qualcuno dei protagonisti per qualche istante. Ti restituirei ancora la linea, la riprendiamo fra qualche istante. Allora 79-77 per la Benetton Treviso sulla Schiavolini Pesaro, primo tempo 46-40, dunque 1-1 e si va alla terza partita come se nulla fosse successo finora, o è successo qualcosa di significativo secondo Scariolo? No, in realtà ci sono state tantissime tappe di questa evoluzione tattica.
spessissimo nel corso delle finali scudetto. Le prime due partite sono state giudicate dalle squadre di casa. Di solito le finali scudetto si aggiudicano nella terza e nella quarta partita.